domande, perché dall'Egitto, dal cuore dell'Egitto, ci spostiamo nel sud della Francia, in particolar modo ci spostiamo a Rennes-le-Château. Una chiesa intitolata alla Maria Maddalena da sempre fa discutere, in qualche modo ha qualcosa a che fare con la storia delle storie che stiamo raccontando questa sera. Vediamo. Ho costruito tutto questo. Io solo posso sapere quanto mi è costato e quanta mano di Dio è servita. E quanta lotta. Il mio segreto è una lunga storia. ...1982. All'improvviso scoppia il caso internazionale di Rennes-le-Château. Tre autori inglesi, Lincoln, Bagent e League, scrivono un libro che diventerà un bestseller, The Holy Blood and the Holy Grail. La loro ricerca prende il via dalla storia di un prete di paese che sfida le convenzioni e diviene protagonista di una particolare vicenda. 1962. Uno scrittore francese, Robert Charroux, cita per la prima volta nel suo Trésor du monde enterré et muré englouti il paese di Rennes-le-Château e il segreto del suo tesoro. 1967. Un giornalista, Gérard de Sède, scrive «L'or de Rennes ou la vie insolite de la Bessonnière», dove Rennes si consacra palcoscenico per una trama misteriosa che non è ancora conclusa. Montazel, 11 aprile 1852. Montagne della catena dell'Aude. Qui nasce Béranger Saunière, primo di sette fratelli, figlio di Joseph Saunière, economo dei terreni del marchese di Casmayol. Il giovane Béranger si avvia alla vita ecclesiastica, studia nel seminario di Narbonne e in quello superiore di Carcassonne, ove è anche ammesso al corso di filosofia. Nel 1879 è vicario ad Alais-les-Bains, in attesa di una sua parrocchia. Dopo una piccola esperienza all'Éclat, diviene nel 1885 curato di Rennes-le-Château, un luogo che resterà per sempre legato al suo nome. In soli 12 anni, l'abate trasforma una chiesa fatiscente in un fastoso complesso edilizio. Restaura la chiesa, il presbiterio, il cimitero, costruisce una passeggiata, un giardino d'inverno, uno studio e una biblioteca, oltre a una villa che non abiterà mai. Con quali soldi poter realizzare tutto questo? Questa domanda segna l'inizio del mistero. Dal libro di Charroux. Pertanto c'è un tesoro a Rennes-le-Château, un autentico tesoro che fu trovato 50 anni fa dal curato Béranger Saunière, il quale, dopo averci messo mano, lo lascerà come testamento alla sua perpetua, la graziosa Marie de Narnaud, che lo lascerà a sua volta al signor Noël Curbieu. Secondo gli storici di Carcassonne, la genesi del tesoro risalirebbe al febbraio del 1250. In questa data, la rivolta dei pastori sferrata nel nord della Francia dal misterioso signore d'Ungheria era al colmo e l'onda dei servi e dei pezzenti spiegava verso mezzogiorno. Bianca di Castiglia, reggente di Francia, venne a Rennes-le-Château, che si chiamava allora Rede, per mettere al sicuro, nella possente cittadina, il tesoro della Francia, che era minacciato insieme dai pastori e dagli intrighi segreti della nobiltà. Da notare che la cittadella di Rede era considerata inespugnabile ed era sita sulla strada per la Spagna, dove Bianca di Castiglia sapeva poter trovare rifugio in caso di pericolo. È possibile che il curato abbia trovato un tesoro che abbia poi potuto rivendere nei suoi frequenti e documentati viaggi? Eppure, la storia che più ha avvinto cercatori e appassionati del mistero è un'altra. Durante il restauro della chiesa, in un pilastro della balaustra vennero ritrovate delle antiche pergamene.
Gérard de Sède fu il primo a tramandare la notizia di questa scoperta, la cui fonte era la viva voce di Pierre Plantard. Plantard, politicante e attivista negli anni travagliati in cui monarchici e repubblicani lottavano per il predominio, aveva uno scopo: legittimare il priorato di Sion, un ordine di cui si dichiarava gran maestro. L'ordine tutelava la tradizione della linea di sangue reale di Gesù, che passando per la Maddalena e la stirpe dei Merovingi, giungeva all'ultimo erede di tale reggenza, lo stesso Plantard. Per raggiungere il suo obiettivo, non esitò ad avvalersi della collaborazione di Philippe de Cherisy, noto enigmista, che contribuì alla realizzazione delle prove. Alcuni documenti che permisero la ricostruzione genealogica dei re di Francia e pergamene cifrate che, decodificate, misero in luce questo messaggio. A Dagoberto II, re, e a Sion appartiene questo tesoro, ed egli è là morto. Il nome di Dagoberto II, ultimo re merovingio, è fatale per far scatenare una infinità di ipotesi. Nel 1977 fu lo stesso De Cherisy che pubblicamente ammise di aver realizzato ex novo le pergamene in questione. Saunière trovò davvero qualcosa. Forse erano solo reliquie, o forse erano informazioni riguardanti la Chiesa stessa. Dopo il Concilio di Trento, nel 1545, furono imposte regole ben precise per la realizzazione di chiese e per i comportamenti dei parroci. Saunière, nei suoi lavori di restauro, applicò queste regole. Ma scoprì anche che, come nel vicino paese di Custossat, il sottosuolo era un formicaio di tunnel e grotte. Nella chiesa di Custossat, all'epoca retta dall'abate Gély, esiste l'imbocco di un tunnel che si snoda per chilometri passando sotto il castello legato al nome di Bianca di Castiglia, sotto il fiume e giungendo fino a Rennes-le-Château. Cosa celano questi cunicoli? Da chi furono usati nel passato? Dunque, una storia costellata di misteri, con epiloghi anche banali, qualcuno li definirebbe squallidi, ma che in qualche modo ha strettamente a che fare con quello che stiamo raccontando questa sera, perché la figura centrale della Maria Maddalena è una figura forse a lungo e per tanti anni sottovalutati. Ma prima di arrivare a questo, vorrei chiederle, professor Di Cesare, come esperto di intelligence, quella di Rennes-le-Château sembra essere a tratti una storia fatta di depistaggi, cioè per certi versi una storia costruita forse ad arte anche, per giustificare determinate cose, tra queste anche il priorato di Sion. Anche lei ha avuto questa impressione? Intanto bisogna dire che il priorato di Sion non esiste, è una falsificazione anche abbastanza recente, degli anni 50 più o meno. Se andiamo alla Biblioteca Nazionale di Parigi troviamo la documentazione con tanto di timbri, però la direttrice ci dice appunto che è un falso, giudicato falso persino dal suo autore che si è riconosciuto come tale. Questo con però, quale scopo però? Ecco, lo scopo è di creare una specie di interesse mediatico attorno a questa piccola chiesa che effettivamente nasconde dei segreti. Effettivamente possono essere di genere archeologico, non dimentichiamo che la zona fu davvero battuta dai Templari dopo il 1300, dopo quando ci fu la dispersione dell'ordine. E fu battuta realmente anche da Maria Maddalena? Forse siccome il culto della Maria Maddalena è diffusissimo dalla Palestina fino alla Francia, toccando anche Malta, tant'è vero che io stesso ho potuto constatare che molte chiese dedicate alla Maria Maddalena sono sulla parte sinistra dell'isola di Malta e andando in su praticamente, diciamo così, per il mar Mediterraneo, arriviamo fino al sud della Francia, dove il culto è molto presente. Ma non dimentichiamo che la Maria Maddalena ha un culto eminentemente campestre, cioè viene considerata questa santa, questa donna, viene considerata collegata con la fertilità del terreno. Fermiamoci, torniamo agli scopi del depistaggio. Lo scopo del depistaggio molto probabilmente è per nascondere o un tesoro realmente scoperto, risalente a un'epoca antica,
oppure un tesoro relativamente moderno, si parla dei Maquis, si parla quindi dei mafiosi del sud della Francia durante l'ultima guerra, tant'è vero che in questa storia ci si dimentica sempre di raccontare il finale, non soltanto la scoperta di Saunier, ma arriviamo alla storia finale, che è quella dove addirittura ci sarà un collega, un prete amico di Saunier, che viene trovato ucciso, e ancora oggi non è stato spiegato il perché di questa uccisione. Ma non solo, molti di questi Macri, di questi delinquenti, in un certo senso, che all'epoca, subito dopo la guerra, bazzicavano attorno alla chiesa, furono trovati massacrati addirittura dentro le loro Mercedes o dentro le loro Peugeot a colpi di mitragliatrice. Lo scopo? Lo scopo? Legittimare allora determinate cose? Legittimare forse il fatto che Saunier o aveva nascosto ed era in collusione con diciamo questi personaggi ambigui, o davvero aveva nascosto un tesoro e con questo riuscì a ricostruire la sua chiesa. Ma mancano le prove materiali sia della prima teoria che della seconda. Professor Bonvecchio, il vero segreto, il vero tesoro di Henri Le Chateau, per alcuni autori di libri di successo che hanno speculato a lungo su questa vicenda, potrebbe essere stato il segreto del Santo Graal, inteso come sangue reale, cioè la discendenza di Maria Maddalena, che in realtà poteva forse essere la compagna, la sposa di Gesù Cristo. C'è un elemento tra le tante sfaccettature di questo depistaggio che forse potrebbe richiamare la nostra attenzione: questa villa di Betania, che l'abbé Saunier volle fortemente nel comprensorio di Henri Le Chateau, ci riporta alla memoria un episodio fondamentale per la comprensione della figura di Maria Maddalena, l'unzione di Betania. Qual è il suo parere? Ma io penso che, rispetto a questa grande montatura, come è stato detto, che anche questa sia una montatura, questa del sangue al, una montatura che però, come tutte le montature, nasconde un punto di verità. Qual è il punto di verità? In fondo, il bisogno che c'è negli uomini di trovare un centro e un senso. Il Graal ha questo senso e questo centro, non tanto in quanto coppa da prendere come Indiana Jones, per intenderci, ma come la ricerca, si chiamava la Quête du Graal, di un centro dell'uomo. Questo in un momento come quello in cui sta vivendo l'Occidente, la cultura occidentale, che non ci sono valori, che non c'è più un centro. Gli uomini eccentrici hanno bisogno di ripensare un centro, di qui questo grande riscoperta del mito del Graal. Ma un'ultima brevissima osservazione: non è un caso che il mito del Graal sia sorto nel Medioevo, al momento in cui la grande chiesa ha perso la sua forza strutturante, è diventata un'istituzione. Pensiamo dopo la famosa crociata degli Albigesi, tanto per fare una data, come se gli uomini avessero avuto bisogno di un sogno. Questo sogno è stato il Graal, oggi lo si vuole risognare. Però non possiamo ignorare la centralità della figura di Maria Maddalena e il fatto che la sensazione che chi si accosta allo studio di queste cose va montando dentro di sé, cioè di una forte sottovalutazione di questa figura. Henri Le Chateau può essere considerato, come dire, la punta dell'iceberg, ma in realtà la base dell'iceberg è enorme, abbraccia tutta la lingua d'oca, la storia dei Catari. Sarebbe lunghissimo elencare tutti questi episodi, ma c'è sicuramente un fatto. Vale la pena domandarsi: della Maria Maddalena non abbiamo capito nulla fino ad ora, o dobbiamo capire ancora molto? Maria Maddalena è l'immagine della donna, della donna della sua forza, la donna come forza della natura, la donna come empatia, la donna come sensualità, sensibilità, quella in cui, che dovrebbero recuperare anche gli uomini. Ma il Graal che cos'è se non una cavità, una conca, la caverna, l'uterus mondi, per usare un termine di questo tipo? Allora l'associazione Graal Maria Maddalena è in un certo senso il ritorno al valore simbolico della donna, che in un momento di crisi come il nostro rappresenta la possibilità di salvezza. La coppa caverna è il luogo della rigenerazione. Carpeoro, vedevo che assentiva mentre i suoi colleghi e i nostri ospiti parlavano. Condivide quindi la teoria di una sorta di complotto che si è andato, come dire, costruendo dietro questa figura ormai quasi mitologica di Henri Le Chateau, un complotto in cui hanno avuto anche parte i servizi segreti, i vari esponenti, tutti ancora da capire e da decifrare. Ma la Maria Maddalena, questa centralità, abbiamo capito il prospetto che ci fornisce Bonvecchio, ma andando oltre, cercando di ricollegarlo al discorso iniziale, cioè queste similitudini che esistono fra la via di Horus
e la storia di Gesù Cristo, la figura della Maria Maddalena, dove la dobbiamo collocare? In che modo dobbiamo soppesarla? Ma a mio avviso la figura della Maria Maddalena ha una relazione col concetto di regalità e di sangue reale, ma non c'entra niente Gesù Cristo, perché Gesù Cristo non era il sangue reale. Matteo, quando fa la discendenza, il sangue reale trova origine in un punto preciso della Bibbia, Genesi 49, dove Giacobbe dice a Giuda: la regalità è tua, tu sei il leone tranquillo, seduto, e tu hai la custodia, e nella tua genie nascerà, con una previsione messianica, colui che guiderà l'umanità. Quella è la regalità. Ma noi sappiamo, quando Matteo colloca Giuseppe nella linea di sangue di David, fa un'operazione che nega il sangue reale, perché noi sappiamo che Gesù non è, secondo la ricostruzione evangelica, discendente di Giuseppe, essendoci la figura della verginità di Maria. E quindi sotto questo profilo il sangue reale non è quello. Il sangue reale è la discendenza giudaica innestatasi in Europa dopo l'immediata morte di Gesù Cristo, è andata avanti innestandosi su una serie di popolazioni che hanno stretto matrimoni proprio allo scopo di conservare questa figura che per loro era importante. Mi riferisco ai Goti, che da Dervingi crearono il nominativo di Mervinge, quindi di Merovingi. Mi riferisco ai Merovingi, mi riferisco a Carlo Magno, che dovette sposare una discendente merovingia, dopo essere stato indotto in errore sposando una discendente ostrogota, che però non faceva parte del sangue reale, perché il sangue reale si era innestato sui visigoti e non sugli ostrogoti. Quindi sotto questo profilo la figura della Maddalena è importante, perché la figura della Maddalena, secondo questa ricostruzione, è il punto di partenza della confraternita, della stirpe di David, della confraternita di Giuda in Europa. Una meretrice? No, in nessun punto del Vangelo c'è scritto che era una meretrice, c'è scritto solo che era una donna avvezza ai piaceri della vita, ma non una meretrice. Allora, Bonvecchio ce lo ha ricordato, una terra, quella del sud della Francia, battuta a lungo dai Templari, una terra in cui troviamo spesso, molto spesso, il ripetersi di certe figure, la Maria Maddalena, le Madonne Nere, e quelle Madonne Nere assomigliano terribilmente alla figura che noi ricordiamo di Iside. Ne parliamo tra poco qui a Rebus, Questioni di Conoscenza, restate con noi. Durante i lavori presso l'altare della chiesa viene sollevata una pietra rettangolare detta Dalle des Chevaliers. Sotto la dalle, alcune testimonianze dicono sia stata ritrovata una tumulazione che sembrava essere di epoca carolingia. Un cranio con fessurazione rituale e suppellettili. Ma non vi è prova documentale di questo. Probabilmente la dalle trovata rovesciata non era che il riuso di materiale, come da sempre accade in architettura. Ma allora, a cosa si riferisce la frase appuntata da Saunier? La chiesa, precedentemente, aveva due altari. Nello smantellamento di quello dedicato alla Vergine, è possibile che sia stato trovato l'imbocco alla cripta sotterranea, che quasi sicuramente soggiace alla chiesa stessa. Il vano viene successivamente chiuso per essere occupato dalla scaletta che porta al nuovo pulpito, come dalle nuove norme tridentine. Forse Saunier aveva trovato l'accesso alla tomba dei signori. Il rapporto degli scavi realizzati tra il 1929 e il 1959 da Tale e Chollet mostrano l'esistenza di scale, passaggi e gallerie sotto la chiesa e nel 2001-2002 rilievi effettuati con il GPR, ossia High Resolution Ground Penetrating Radar, rivelano strutture interne al pavimento della chiesa e una possibile cripta. L'interesse per i sotterranei si evince anche dalla foga e segretezza con cui l'abate procede in quegli anni. Scava nel cimitero, fa costruire un ossario e uno spazio chiuso dall'esterno tra la sacrestia e l'attuale coro. Dall'interno, l'accesso a questa stanza segreta è nascosto da un armadio in legno,
che crea una cortina lungo tutta la parete. Lo spazio misterioso non è pavimentato, è lasciato allo stato grezzo e l'unica fonte di luce è un piccolo oblò nel muro. Probabilmente è proprio da qui che l'abate accedeva alla cripta. I ritrovamenti effettuati dagli scavi di Saunière non possono però restare del tutto segreti. Egli ha bisogno di consigli e aiuti. Il 29 settembre l'abate scrive: visto il curato di Nevian, presso Gély, presso Carrière, visto Cross e Secret. Su questo si è imbastito un altro enigma. Vu Cross e Secret. Inteso da alcuni autori come visto Cross e segreto. Cross era il nome del vicario generale della diocesi e braccio destro di Billard. E Secret? Come da altri documenti autografi, in questo caso Guilhelm Secret de l'Évêché, cioè Guilhelm segretario del vescovo, verifichiamo che Secret non è altro che l'abbreviazione di secrétaire, ossia segretario. Enigma risolto. Nel frattempo, i lavori a Villa Betania continuano ed è proprio tra il 1891 e il 1897 che Saunière incrementa l'attività che gli permette di incamerare soldi facilmente: il traffico di messe. L'affare sembra coinvolgere anche alcuni suoi confratelli: Gély, lo stesso Billard e il fratello di Béranger, Alfred. Come da raccolte epistolari, risulta che i due fratelli intrattenessero relazioni commerciali. Di quali rapporti si trattava? Traffico di messe o ricettazione? Considerando che Alfred frequentava ambienti agiati e aveva possibilità di numerosi contatti con persone importanti, è logico presumere che fossero possibili entrambe le ipotesi. Un'ulteriore prova del traffico di messe è rappresentata dai diari tenuti da Béranger con grande cura e precisione. In questi diari sono annotati mesi e mesi di richieste e di incassi. Certo, questa non può essere la sola fonte della ricchezza necessaria per la costruzione del dominio dell'abate, ma sicuramente ne è una buona parte. Inizia il periodo più difficile per Béranger Saunière. I soldi scarseggiano. Billard e Gély sono morti. I rapporti con la famiglia peggiorano. Inoltre, il nuovo vescovo di Carcassonne inizia un'indagine sulle finanze del curato di Rennes-le-Château. Indagini che porteranno a un processo e alla sospensione ad divinis dall'ordine religioso. Fino alla sua morte, Saunière sarà impedito nel dire messa, cosa che continuerà a fare, trasgredendo gli ordini, in una piccola cappella di Villa Betania. Gli ultimi 10 anni di vita del curato sono costellati da gravi problemi finanziari. Ricorre a prestiti, testimoniati dalle numerose cambiali rinvenute tra la sua documentazione. Giunge al punto di ipotecare la proprietà presso il Credito di Francia per un importo di 6.000 franchi nel 1913. Nasce la questione riguardante la successione. Vengono redatti diversi testamenti. Ma i fatti principali sono che il vescovo rifiuterà l'eredità così come la stessa famiglia di Saunière. A questo punto l'unica legataria dei beni resterà Marie Denarnot. Alla morte del curato, Marie continuerà a vivere nel presbiterio, trascorrendo i suoi ultimi anni in solitudine e in povertà. Nel 1945 compare sulla scena Noël Corbiu. Corbiu passerà molto tempo con la vecchia Marie, la quale alla sua morte lo nominerà erede universale. L'unico tesoro che egli riuscirà a trarre dal dominio del curato sarà un ristorante nel quale racconterà, giungendo alla farsa in costume, la storia della vita misteriosa dell'abate Saunière. Ha inizio il romanzo di Rennes-le-Château. Fatti veri e leggende sono già intrecciati.